Minuto con Padre Pio dalla nostra struttura, Padre Pio TV, che si affaccia su questa bellissima chiesa oggi innevata. Come piaceva la neve a San Pio da Pietrelcina, perché raccontavano i suoi figli spirituali su diversi testi, soprattutto quando era nel mese di dicembre, perché la neve gli ricordava il Natale, la nascita di Gesù. E oggi vogliamo raccontarvi da qui, da questo luogo, quanto è accaduto proprio una domenica nella chiesa di San Pio. Il celebrante era Fra Marciano Morra, che durante una celebrazione eucaristica ha raccontato un fatto significativo della vita di Padre Pio da Pietrelcina. Ha raccontato che Padre Pio era sempre un padre con i suoi figli, ed era un padre anche quando alzava la voce. Ecco, quando più volte si è detto che Padre Pio era una persona burbera, non è vero, Padre Pio era una persona dolce, ma si comportava da padre. E Padre Marciano ha fatto l'esempio di quando qualcuno si è avvicinato a lui nel confessionale, quindi si voleva confessare, e parliamo quindi di alcune donne. Padre Pio aveva capito che quel giorno qualcuno si era avvicinato a lui solo ed esclusivamente perché doveva presentare la situazione o il fatto di qualcun altro, cioè doveva affidare a Padre Pio le preghiere di qualcun altro. E allora Padre Pio subito in quell'occasione si è inquietato con questa persona e le ha detto: vai via, perché qui tu devi venire solo per confessare i tuoi peccati e promettere che questi peccati non li commetti più. E Padre Marciano ha ricordato: Padre Pio era un padre, e come ogni padre si comporta con i propri figli, gli assicura l'istruzione, gli assicura il benessere, gli assicura tutto. Così faceva Padre Pio. Padre Pio amava i suoi figli e si comportava come un padre anche quando alzava la voce.